Hornet 600 continua ad unire nel 2011 qualità costruttiva ad un prezzo mediamente contenuto, perfetta come entry level nella fascia delle moto importanti, ma perfetta anche per i più esperti. Nel 2011 si rinnova con un look e con una veste estetica quanto mai accattivante e ben riuscita, soprattutto nel codino filante e aggraziato. Per il 2011 la meccanica non cambia. Le novità più importanti sono quelle estetiche, con il nuovo cupolino, graffiante, aggressivo e molto coraggioso, tanto nelle linee quanto nello stile. Il nuovo cruscotto, mutuato dal CB1000R, è molto sottile, è aderente al manubrio e alla piastra superiore e consente di mantenere il cupolino più arretrato, un po' come sulle moto d'enduro. L'altra novità importante riguarda il codino, snello e slanciato verso l'alto, con il nuovo faro appuntito, ma ancor più curato è il sottocodone, sottile e ben raccordato alla parte superiore, offre due pratici incavi che fungono da maniglie per il passeggero. Per i più esigenti, dal punto di vista estetico, è disponibile anche un sottocodone che sigilla la parte inferiore del codino. Con la forcella rovesciata a cartuccia HMAS da 41 mm, regolabile in estensione e con escursione da 120 mm. Al posteriore troviamo un monoammortizzatore regolabile precarico su 7 posizioni, con regolazione dell'estensione ed escursione ruota di 128 mm. Il telaio monotrave superiore in alluminio è ottenuto per fusione gravitazionale, all'interno del quale il motore è un elemento strutturale, regalando un perfetto bilanciamento tra rigidità e leggerezza. Grazie al peso contenuto e a un'ottima distribuzione delle masse, la Hornet si pone al vertice in materia di maneggevolezza e guidabilità. Su questa versione 2011 è stata migliorata sia l'ergonomia che l'abitabilità, a tutto vantaggio della posizione di guida per il pilota e per il passeggero. La frenata si affida a due dischi anteriori accoppiate a pinze flottanti che rendono la prima parte della decelerazione molto dolce e progressiva, evitando il bloccaggio della ruota anteriore in condizioni di bassa aderenza, adatta quindi anche ai meno esperti. Disponibile con un sovrapprezzo la versione ABS. Il motore è dolce sin dai bassi regimi, con una coppia modesta alle basse andature, ma è sempre fluido e corposo e molto rapido nel salire di giri. Per andare forte ama lavorare ai regimi alti, dove sfodera un allungo deciso e molto efficace, che tradisce la sua anima di derivazione supersport. Sì, perché il motore è lo stesso del CBR 600 RR del 2007, il motore più leggero oggi costruito su un 4 cilindri da 600 cm3, molto regolare, dall'altissima tecnologia e soprattutto che permette un ottimo bilanciamento dei pesi, grazie alla sua compattezza e leggerezza da record. I colori sono Pearl Spirit Yellow, che riporta lo stesso colore della prima Hornet, il Pearl Color White ed infine il nero, il Pearl Nightfire Black. La potenza è di 102 cavalli, 75 kW a 12.000 giri, mentre la coppia è di 63,5 Nm a 10.500 giri. Il peso a secco dichiarato è di soli 173 kg. I prezzi sono 7.590 euro per la versione standard, che salgono 8.190 euro per la versione con ABS. Nuova Hornet 2011 ci offre un design tutto nuovo, più aggressiva e più filante. L'artefice di questo lavoro è Gianfelice Marasco, project leader del design della nuova Hornet. Come siete arrivati a queste soluzioni e perché avete scelto questo tipo di frontale, il nuovo codino e quali sono le linee guida di questo progetto? Allora, diciamo che col modello 2008 siamo andati un po' controcorrente, cercando di realizzare una motocicletta che fosse molto più fruibile, puntando molto sul comfort e su delle linee un po' non convenzionali. E col modello attuale, ispirandoci anche a quello che è il CB1000R, che è stato molto ben accolto dai clienti, abbiamo appunto cercato di realizzare un design più dinamico e compatto, lavorando principalmente sui due elementi che erano più caratterizzanti del modello precedente, la parte anteriore e la coda. Quindi per quanto riguarda l'anteriore, abbiamo un gruppo ottico completamente nuovo, una strumentazione completamente digitale, molto più compatta ed è integrata con il gruppo ottico. Questo fa sì che la percezione dei volumi sia estremamente ridotta e
quindi abbiamo una sensazione di maggiore leggerezza. Per quanto riguarda la coda, come dicevo, ci siamo ispirati alle linee del CB1000R, abbiamo le maniglie per il passeggero integrate e un design più filante e dinamico. In particolare il nuovo faro posteriore. Il nuovo faro posteriore ha una forma molto affusolata e punta verso l'alto, mentre il precedente era quasi rettilineo e puntava leggermente verso il basso. Una linea completamente diversa troviamo ora. Sì, diciamo che sappiamo che le condizioni del mercato sono cambiate drasticamente negli ultimi anni, quindi sappiamo che c'è un momento di difficoltà per le super sportive, quindi i clienti stanno tornando più verso le naked, però essendo clienti di derivazione sportiva gradiscono questo tipo di trattamento delle superfici, questo tipo di design. Ultima battuta sulla filosofia costruttiva Honda e sul design futuro. Quali sono le linee, le nuove tendenze? Voi sicuramente studierete già le tendenze attuali per interpretarle e per anticiparle. Spesso accade così e Honda è tra gli artefici di questo tipo di lavoro. Cosa ci suggerisci per il futuro e come si sta muovendo il mercato ed il design della moto in questo periodo? Allora, quello che posso dire è che su alcuni degli ultimi modelli, tipo il WRR 1002, è già abbastanza chiaro quello che ha in mente Honda e cosa è per Honda il design del prossimo domani. Quindi, insomma, considerando il WRR 1002 si ha più o meno un'idea di dove stiamo andando. Quindi comunque immaginiamo linee tese e diverse da tutto quello che è un po' convenzionale. Esatto, superfici ben studiate, molto eleganti, con delle linee tese che offrono un giusto mix di eleganza, sportività, e quindi stiamo cercando comunque di differenziare i nostri prodotti sempre più da quelli della concorrenza, renderli molto più identificabili. Ok, sarà difficile sapere di più da un progettista e continuiamo il nostro test. Grazie mille. Buon lavoro.